Allora, dall'esperienza che abbiamo maturato negli anni, perché da 20 anni facciamo un giornale su Marsala e Petrosino che si chiama Marsalacce, adesso vogliamo lanciarci questa nuova esperienza editoriale insieme all'Abrio di Ettore Biuccia e Fabrizio Ops. Vogliamo lanciare lo stesso format, lo stesso quotidiano, per adesso un settimanale, lo vogliamo lanciare in tutta la provincia di Trapani. Partiamo dal versante sud, quindi nasce Cencittà, che sarà distribuito oltre a Marsala e Petrosino, come facciamo già da 20 anni con il nostro giornale, lo distribuiremo anche a Mazara, Castelvetrano e Campobello di Mazara, un punto d'inizio per rilanciare l'informazione cartacea in provincia di Trapani. Cencittà mette in collegamento, in connessione delle città che sono state tra loro sempre legate da questioni storiche, da questioni politiche. Marsala, Petrosino, Mazara, Campobello, Castelvetrano rappresentano delle realtà molto importanti per la provincia di Trapani, in particolare per il versante sud della provincia di Trapani. Sono comunità vive, vivaci, che hanno naturalmente i loro problemi e le loro criticità. Questo giornale chiaramente non le nasconderà, ma nello stesso tempo si pone l'ambizioso obiettivo di raccontare questi territori in cambiamento, la loro voglia di crescere, di rinnovarsi, di diventare delle comunità europee a tutti gli effetti.